doveva essere completato nel 2020 e non è ancora iniziato. Quindi il fatto che sia iniziata la progettazione e che magari il piano di fattibilità e la progettazione non ci dà tranquillità sul fatto che poi i lavori saranno completati. La rete ferroviaria dell'Umbria ha bisogno di investimenti e di attenzione, perché credo che sia stata una delle più trascurate d'Italia. Quindi la ringrazio per la risposta. Farò un'altra interrogazione tra un po' di settimane per conoscere l'esito di questo studio di fattibilità e continuerò a incalzare perché la nostra rete ferroviaria diventi una rete ferroviaria degna di questo nome. Grazie. Grazie. Siamo ora all'interrogazione 3-2088 dell'onorevole Capelli sulle iniziative di competenza in ordine alla decisione di Alitalia di non applicare alle società sportive con sede in Sardegna un'agevolazione prevista per gli iscritti alle federazioni sportive italiane. Onorevole Capelli, la illustra per un minuto. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. È noto che a seguito dell'accordo di valenza biennale dell'aprile 2015 sottoscritto con il CONI, dal dicembre 2015 fino a giugno 2016 l'Alitalia ha attivato una tariffa speciale, la Sportlight, riservata alle società inserite nelle federazioni sportive italiane. È sicuramente un'ottima iniziativa che consente alle società sportive di raggiungere Milano e Roma al costo di 79 euro a persona, andata e ritorno. È però sconcertante, signor Ministro, riscontrare che questa agevolazione non è applicabile, non è consentita alle società sportive residenti in Sardegna. Mi limito per il momento a osservare che si tratterebbe di un'ennesima condizione di svantaggio fra cittadini italiani, una vera e propria discriminazione, che in questo caso colpisce in particolare i giovani e il volontariato sportivo. Mi chiedo e le chiedo, signor Ministro, Concluda. se il governo può consentire o restare indifferente a tutto questo. La ringrazio. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Riva, facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie Onorevole. In merito alla problematica evidenziata, ho provveduto ad acquisire presso Alitalia informazioni relativamente all'accordo commerciale sottoscritto e alla mancata applicazione dello stesso alle federazioni sportive sarde. Come lei ha ricordato, c'è in essere un accordo commerciale con il CONI, mediante il quale vengono riconosciute allo stesso una serie di tariffe scontate su destinazioni selezionate e la Sardegna rientra a pieno titolo tra le destinazioni selezionate. Il problema che ha l'Italia è che, come lei sa, i servizi da e per la Sardegna sono regolati dal regime di continuità territoriale che prevede la possibilità di commercializzare i servizi mediante applicazione di tariffe agevolate e quindi il problema che ha l'Italia in questo momento è la conciliazione tra due modalità di offerta e di scontistica che devono essere in un qualche modo armonizzate, in quanto una, per esempio, prevede il trasporto del bagaglio al seguito e di un bagaglio in stiva come agevolazione, l'altra no e così via. Quindi bisogna prevedere, secondo l'Italia, la revisione